Buonasera e ben ritrovati in una nuova puntata di Nero su Bianco. Avevamo già deciso di occuparci di economia per capire insomma quello che sta accadendo nella nostra provincia e proprio in questi giorni, in queste ore, c'è stata la sentenza di fallimento della Cantarelli. Siamo andati a documentare anche la fiaccolata, molto toccante, che doveva essere una fiaccolata di speranza e dopo il fallimento ovviamente sembrava purtroppo quasi un funerale. Ancora qualche timida speranza, ma insomma gli stessi lavoratori li sentiremo più tardi, ormai credo forse si sono messi il cuore in pace, seppur con grande disperazione, perché poi non possono neanche usufruire più di tanto di quello che poteva essere il paracadute degli ammortizzatori sociali. Non parleremo ovviamente solo di Cantarelli, parleremo magari anche di Camera di Commercio. Saluto il Presidente Andrea Sereni, buonasera e bentornato. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Do il benvenuto a Roberto Maruffi, che ci aiuterà a capirne di più, perché chiaramente con il suo acume e la sua competenza per leggere bene queste vicende economiche aretine. David Faltoni, bentornato, e Piero Franchini, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo subito dal fallimento della Cantarelli e sentiamo anche che cosa si attende uno dei sindacati che ha seguito di più questa vicenda, cioè la CGIL. Sentiamo. La Cantarelli è fallita. Dopo 2 anni e mezzo di amministrazione straordinaria e 4 aste pubbliche, finisce così la storia di un Made in Italy fondamentale per l'economia aretina. La sentenza della sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo è arrivata dopo una lunga camera di consiglio da parte dei giudici del Tribunale di Arezzo, Carlo Breggia, Antonio Picardi e Michela Grillo, che hanno preso atto della mancanza di vere e serie proposte di acquisto. Apprendiamo la notizia con molta tristezza, commenta il sindaco di Cortona Francesca Basanieri. Al mio indirizzo mail e a quello dei sindaci di Castiglione Fiorentino e Arezzo erano arrivate anche nelle ultime ore offerte per l'azienda che adesso gireremo al prefetto. 2 curatori nominati dal Tribunale, Lucia Stefani e Salvatore Sanzo del Foro di Milano. Le scadenze più importanti sono Pitti Uomo a giugno e 6.000 capi in attesa di essere consegnati. Per le 250 maestranze adesso lo spettro della sospensione della decadenza degli ammortizzatori sociali. Oggi inizia un'altra partita drammaticamente più difficile di quella che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e mezzo, perché saranno i curatori nominati dal Tribunale a dover valutare se esistono o non esistono possibilità per l'esercizio provvisorio. In questo momento non ne ho idea e me lo auguro. Me lo auguro per 1000 motivi, perché potrebbe essere una chance di salvezza ai tempi supplementari dell'azienda, laddove si presentassero anche in questa fase soggetti seri, concreti e affidabili per proseguire l'attività di impresa. Presidente, è un epilogo amaro, forse atteso, ormai si era capito, no? Che magari non ci si aspettava forse ecco, così immediato. La situazione ormai è diventata estremamente critica e direi delicata, perché insomma le 250 maestranze che lavorano alla Cantarelli, insomma sono 250 famiglie, altre 250 famiglie all'interno della nostra provincia con dei problemi di lavoro. Si apre un momento come particolarmente delicato e vediamo se in questa ulteriore fase coloro che in qualche modo avevano avanzato delle richieste di interessamento per l'acquisizione della Cantarelli si fanno concretamente avanti, perché al momento insomma sono state solo parole, ma poi concretamente abbiamo visto purtroppo ben poco. Abbiamo fatto sia come Camera di Commercio ma anche assieme alla Prefettura, abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per poter cercare di risolvere il problema e di trovare gli acquirenti che potessero essere interessati all'acquisizione a Cantarelli. Purtroppo il Tribunale ha sentenziato il fallimento questa settimana e quindi adesso si apre un'altra fase profondamente delicata. Roberto Maruffi, perdiamo pezzi uno dietro l'altro di pezzi industriali anche, che hanno fatto la storia e anche il benessere di questa provincia. La crisi, ma la gestione, come ci si può spiegare? Non è pensabile che un intero distretto economico che ha prodotto
fior di imprenditori vada a pezzi in gran parte uno dietro l'altro così per errori gestionali. Questo è incredibilmente assurdo, non è pensabile, non è credibile e non è vero. D'altra parte noi abbiamo avuto delle disgrazie clamorose, euro, globalizzazione, internet al di là delle chiacchiere sta contribuendo a distruggere il nostro sistema economico, perché con la storia di risparmiare forse qualche soldarellino negli acquisti in internet, in rete, si distruggono intere aziende, interi tessuti. Quindi va ripensato tutto, tutto da capo. Questo è l'aspetto più importante. Poi se vogliamo entrare nelle singole aziende, questo bisogna conoscere bene le realtà, perché sennò si rischia di parlare a vanvera. Per esempio sulla questione di Cantarelli mi chiedo come mai, se anche le offerte che sono arrivate non sarebbero state forse completamente perfette, perché il Ministero, per esempio, non ha provato a fare delle aggiudicazioni. Tanto per fallire l'azienda c'era sempre tempo. Davide Faltoni, che idea ti sei fatto di questa vicenda? Vorrei fare un parallelismo rispetto a questa vicenda con il fallimento dell'Arezzo. Guarda, lo immaginavo. Cioè, ecco già qui pronto. Vai. Voglio dire, allora, la Cantarelli sono... Allora, faccio un passo indietro, faccio una premessa. Da tutte le riforme del diritto fallimentare si dice che la tempestività, quindi arrivare in tempo, permette di salvare le aziende. Allora, la Cantarelli è più di 3 anni che è dentro l'aula di questo tribunale e prima aveva presentato una proposta di concordato preventivo, poi questa proposta non è stata accolta perché si riteneva evidentemente in danno dei creditori, poi si è andati verso il commissariamento, quindi l'intervento del MIS e si è arrivati a questo punto, ok? E parallelamente, e quindi direi, diciamo che fondamentalmente è stato rispettato tutte le norme di sicuro, ma anche la prassi che ci sa in questo tribunale. Poi arriva il fallimento dell'Arezzo, ok? Che abbiamo scoperto che doveva fallire, anzi lì all'assurdo si doveva far fallire per salvarla, che doveva fallire, in 15 giorni forse, in 20 giorni è arrivata l'istanza di fallimento, si è fatto il fallimento, si è fatto l'esercizio provvisorio. Allora, sicuramente è stato rispettato tutte le norme, io non lo metto in dubbio, ma evidentemente la prassi no, perché io è tanti anni che ci lavoro, mai vista una cosa del genere. Il parallelismo è questo, questa è una società malata, perché chi è stato a pilotare il salvataggio dell'Arezzo, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere, sarà stata la politica, sarà stato chi gli pare, comunque per l'Arezzo si è fatto tutto. Okay, di tutto e di più. E non ci dimentichiamo che anche nell'Arezzo c'erano i creditori, ora non so di preciso quanti milioni di debiti c'erano, ma di quelli sembra che non interessasse nulla a nessuno. Mentre di qua, veniamo al parallelo, la Cantarelli, i creditori della Cantarelli invece sembrava... Però che sarà pagata, dalla nuova società. No, ma è stato pagato i debiti correnti, e non i debiti passati. Devono pagare lo stesso la... I debiti passati e non la... Ma poi, signori, è il terzo fallimento in quanto? In 20 anni? Quanti milioni ha lasciato sul territorio l'Arezzo? Ok? Comunque, l'Arezzo si è salvato, abbiamo fatto... Torno, la Cantarelli si è invece, secondo me, perso tanto tempo, troppo tempo... perché qualcuno la responsabilità ce l'avrà, e mi sembra che tutto sommato il grande interesse dietro alla perdita di un'azienda come la Cantarelli, ma non è solo la Cantarelli, c'è stata la Del Tongo poco tempo prima, c'è stato, cioè qui se, mi sembra a me che tutti, a cominciare da tutti, la politica, chi amministra la giustizia, ma le forze sociali, le forze sindacali, ma i stessi cittadini, gli stessi lavoratori, perché poi e concludo, cioè il giorno che doveva essere la dichiarazione di fallimento dell'Arezzo, è stato fatto sgombrare tutto l'ambiente intorno al tribunale, è stato fatto arrivare non so quanta polizia, carabinieri a proteggere il tribunale perché c'era la paura dei tifosi. Ma quando si parla di queste aziende, eccetera, nessuno si muove più. Allora io credo che purtroppo ci stiamo assuefacendo a questa idea che
il terziario, che il manifatturiero non interessa più, che tanto deve finire, e che tanto qui, che tanto là. Io vorrei capire dove va la gente a lavorare, cosa vogliamo che la gente faccia, perché se li vogliamo tutti assistere e quindi tutti li mettiamo a libro paga dello Stato, va bene, io non so con quali risorse potremo farlo, però perdere un'azienda come la Cantarelli credo che sia proprio non solo per i posti di lavoro diretti, ma tutto l'indotto e tutto quello che può significare, anche perché non c'è rimasto più niente. Saluto intanto Mario Landini, presidente di Confesercenti, benvenuto. Volevo sentire Roberto Baruffi, che voleva forse dire qualcosa su questo punto. Sulla questione che è stata appena detto di Arezzo Calcio, la cosa è leggermente diversa, nel senso che coloro che hanno acquistato all'asta l'Arezzo Calcio si sono accollati anche la posizione debitoria sportiva precedente, cioè i debiti sportivi fatti in precedenza dalla vecchia società. Questo perché le normative calcistico-sportive impongono, per una questione di iscrizione alla serie, alla Lega, insomma per una serie di questioni tecniche sulle quali non voglio annoiare nessuno, impongono anche l'accollo della posizione debitoria. Quindi in realtà chi l'ha acquistata si è preso un bel debito. Tornando alla Cantarelli, sono d'accordo con quello che ho sentito in ordine al disinteresse che c'è per il manifatturiero. D'altra parte, non a caso noi abbiamo 60-70 mila disoccupati e cassa integrati in questa provincia. È un dato che si recupera sempre con grande fatica, perché poi noi qui consideriamo, sono mi pare 45 mila nella provincia di Arezzo censiti, poi ci sono i cassa integrati, poi ci sono tutti quelli che hanno abbandonato ogni ricerca di lavoro. Insomma, dai calcoli miei, un terzo abbondante della popolazione in età da lavoro, popolazione attiva cosiddetta. Quindi una situazione catastrofica. Noi veniamo da un'esperienza quasi di piena occupazione nel passato, non poi così lontanissimo. Quindi condivido quello che è stato detto sull'abbandono del manifatturiero, della mancanza di interesse. Ma d'altra parte è una scelta che viene da lontano, la distruzione di un tessuto economico come il nostro, che era il primo concorrente della Germania, non è stato fatto a caso, insomma. Sono operazioni geopolitiche internazionali, ma la storia dell'economia ce l'insegna, sono sempre avvenute queste cose. E con questi numeri, Piero, sono devastanti. Sì. Non so se ora il business è quello di creare i commissari, che poi, voglio dire, in 2 anni, 3 anni certe volte, vedi, che onestamente non si riesca poi a fare qualcosa che, appunto, come si diceva, con il ministero, con chi vuoi, ma anche io do anche un po' di colpa ai nostri politici che ci rappresentano, perché onestamente credo che i politici che ci hanno rappresentato fino ad ora non so cosa abbiano fatto in proposito. E quindi ecco, per me onestamente credo che sia una situazione che va profondamente rivista, perché non vorrei che veramente diventasse un business fare i commissari e quindi si fa fallire le aziende perché si nomina i commissari. E quindi ecco, cioè, secondo me va rivisto. Poi per quanto riguarda invece tutto ciò che è avvenuto in questi anni, perché io me li ricordo tutti, nelle varie aziende appunto che sono diciamo ormai chiuse, ormai fallite, ormai quindi cioè, che non si sia effettivamente mosso un dito, perché io credo che dai onestamente dei soldi ne sono stati impegnati tantissimi in tanti settori, e credo che, io lo vedo nella mia piccola esperienza di piccolo imprenditore, è aiuti zero, anzi bastonate tante, ma aiuti zero. Altra situazione della quale ultimamente si parla un po' poco, cioè è successa una cosa su Banca Etruria, sulla vecchia Banca Etruria, che non ha uguali in Italia, oltre che le altre 3 piccole banche colpite nello stesso momento. Di questo ce ne siamo già dimenticati? Sono spariti risparmi investiti dalle famiglie nelle obbligazioni subordinate nelle azioni di Banca Etruria, ricordiamocelo, titoli venduti da un'azienda quotata in borsa vigilata dalla Banca d'Italia e dalla Consob, non ci dimentichiamo neanche questa cosa. Denari, cioè risparmi, che sono spariti in una operazione di risoluzione che poi non ha uguali. Quindi vogliamo dimenticarci anche di questo? Ripartiamo dopo la pausa. Seconda parte di Nero su Bianco, siamo stati alla
fiaccolata per la Cantarelli, che è arrivata simbolicamente davanti alla sede di Terontola. Tanti lavoratori e lavoratrici che hanno partecipato, abbiamo raccolto qualche voce, sentiamo. Era nata per lo spirito e per avere una speranza in più, che prima che il giudice decretasse ciò che noi speravamo che non decretava. Doveva essere, quando era stata pensata, la fiaccolata della speranza, invece si è svolta lo stesso proprio nel giorno in cui il Tribunale di Arezzo ha dichiarato fallita la storica azienda Cantarelli, una fiaccolata partita dal centro di Terontola che è arrivata qui davanti alla sede della Cantarelli per una speranza simbolica che non sia finita qui, anche se per i 250 lavoratori c'è anche chi ha passato quasi un'intera vita in questa azienda, non c'è ormai più grande speranza che qualcosa di positivo possa riaccendersi. Vi definì tutto così, una volta chi entrava in Cantarelli era come entra in banca, no? Adesso invece è finito tutto, insomma, è finito tutto così. Assume un altro significato, che è stare vicino a chi soffre, soprattutto agli operai, alle famiglie che in questo momento stanno vivendo un'oscurità nella loro vita. Io spero davvero che la Cantarelli riapra, anche perché ha significato molto sia per queste persone ma sia per tutto il territorio terontolese e cortonese. La dichiarazione di fallimento significa anche non dare la possibilità ai lavoratori di avere nessun supporto dal punto di vista della cassa integrazione o delle tutele, e questa è una cosa piuttosto grave, quindi vediamo quali sono le motivazioni del giudice e cosa si può fare. Arrivare a questo epilogo così, che tutti sapevamo, però è chiaro, quando ci arrivi poi ha un effetto devastante, veramente devastante. Soprattutto chiudere, anche avendo degli ordini da fare, del lavoro da finire. Speriamo in un futuro, certo, dopo 38 anni e mezzo io e le mie colleghe, chi più chi meno, dai 20 anni a 30 e quant'altro, ritrovarsi in mezzo alla strada. Perché sai, adesso siamo in mezzo a una strada. Se ti giri intorno c'è il vuoto. Mi auguro che questi curatori fallimentari facciano ciò che gli altri non sono riusciti a fare. Un miracolo? Speriamo. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato. Anche dopo arrivo anche dal presidente di Chiano al presidente dei Confesercenti Mario Landini, anche se siete in un settore, diciamo, altro e diverso, però che significa, cioè, quando si perde per il momento un'azienda di questo livello, che siamo arrivati veramente alla frutta? Altra cosa, sì, non è relativamente, dai. Non è perché nel commercio poi, se certo, la manifattura perde lavoratori, è gente che non spenderà, certo, e quindi non metterà, sì, nel mercato ricchezza, denaro, né i lavoratori stessi né l'azienda, che ovviamente non potrà reinvestire, non potrà ridare respiro al territorio. Purtroppo l'ubriacatura della globalizzazione, che ci faceva pensare che avremmo aperto chissà quali mercati per vendere le nostre merci, ci si sta ritorcendo contro, perché questi mercati sono diventati un modo per risparmiare sulla manodopera, perché in questi paesi non si fanno politiche di sviluppo sociale, non si fa assolutamente niente, semplicemente si utilizzano lavoratori a costi irrisori, e le nostre aziende, che invece sono abituate a lavorare con una certa qualità per dare un prodotto elevato, di caratteristiche notevolmente interessanti, importanti, purtroppo non riesce a sopravvivere, ed è un dramma assoluto, perché si sente dire in giro ripresa, non ripresa. Noi la ripresa non la vediamo assolutamente, sinceramente.
ci conforta un pochino qualche dato del miglioramento del flusso turistico, ma insomma non riesce a sopperire a questi problemi gravissimi. La banca che è andata a finire, come sappiamo, aziende storiche, diverse aziende storiche. Io penso che la politica debba cominciare a pensare che questo paese va veramente a finire male se non ci si mette una pezza da qualche parte. Abbiamo visto queste lavoratrici, anche perché poi non hanno, ci hanno spiegato, no? Poi quel paracadute almeno, no? Dell'ammortizzatore sociale, a parte, in minima parte ce l'avranno, quindi oltre al danno la beffa. No, non avranno, se non in minima parte, quel paracadute sociale della mobilità o di altre possibilità economiche da questo punto di vista. Ma il dramma è che sono, come dicevo prima, 250 famiglie senza lavoro, ma che poi andrà a chiudere un'azienda che difficilmente potrà rinascere nel nostro territorio con queste caratteristiche e con questa capacità di queste maestranze, perché io faccio presente che una volta che queste maestranze esauriranno, termineranno, non ci sarà più nessuno che saprà trasmettere questa capacità del saper fare ai dipendenti, al futuro, e quindi non ci sarà neppure più la possibilità di andare a costituire, a creare aziende di questo tipo, che io sono d'accordo con chi mi ha preceduto. Il manifatturiero e il mondo dell'agricoltura sono dei mondi assolutamente indispensabili per la nostra economia. Noi non si può pensare a un'economia in Italia senza agricoltura e senza manifatturiero. Chi pensa questo e chi pensa che si possa vivere solo di turismo sbaglia profondamente. Il turismo sicuramente può aiutare, può essere di conforto, anche un posto di lavoro in più va benissimo, e anzi dobbiamo lavorare perché questo possa avvenire, ma non possiamo pensare, immaginare di sostituire 250 lavoratori della Cantarelli, compreso l'indotto, con un mondo legato solo esclusivamente al turismo. Quindi credo che a livello nazionale debba essere rivista profondamente la politica industriale del nostro paese e debba essere rivalutato soprattutto il mondo del manifatturiero, perché altrimenti non vedo un gran futuro per il nostro paese, ma anche in maniera particolare per la nostra provincia. Non è un caso, lo diceva prima Baruffi, che cioè non è che improvvisamente da essere una delle province più dinamiche, più attive dal punto di vista imprenditoriale, la maggior parte, quasi diciamo tutte le imprese o quasi tutte le imprese del nostro territorio sono andate incontro al fallimento. Quindi non è possibile che chi dirigeva l'impresa, tutti quanti nel solito momento, nel solito frangente, abbiano fatto delle scelte economiche sbagliate. È chiaro che questo è profondamente legato a tematiche di natura globale, che diventa particolarmente complesso ovviamente dirigere un'azienda da questo territorio, confrontandosi, pur facendo un made in Italy di grande qualità e di grande eccellenza, confrontandosi con il resto del mondo. Chiedo a Roberto Maruffi se sarebbe da rivedere anche la gestione, l'arrivo dei commissari, lo diceva anche prima Piero Franchini, cioè di queste aziende che magari si trovano in una situazione di crisi, perché effettivamente ci sono diversi casi in cui la gestione commissariale non ha portato grandi benefici. Cioè, sarebbe da rivedere anche l'individuazione di queste figure. La gestione commissariale, parliamoci con molta chiarezza, sì. Il commissario o i commissari, lasciamo stare i casi concreti, parliamo in generale, commissari sono avvocati o commercialisti di solito e sono profili professionali non adeguati per queste esigenze. Occorrerebbe un imprenditore vero per gestire un'azienda di quelle dimensioni, di una certa dimensione. Al di là delle capacità dei singoli commissari, commercialisti o avvocati che siano, perché un commercialista o un avvocato con capacità imprenditoriali ce n'è uno in mille, perché è un'altra formazione. E un'azienda sul mercato non ci sta facendo 2 + 2 = 4, ci sta avendo l'idea del mercato. E come dicono gli americani, qual è la tua prossima mossa? Il commercialista o l'avvocato, il commissario, di solito non lo sa. Tutto qui. Davide, sul discorso, se vuoi dire su questo... Io non sono assolutamente d'accordo. No, anche perché quando
Siamo di fronte a una procedura concorsuale che deve gestire una fase temporanea in cui viene spossessata, fammi finire, viene spossessata l'azienda, l'imprenditore che non è stato in grado di gestirla più e quindi viene spossessata sotto il controllo della pubblica amministrazione, quindi sotto la giustizia. La figura dei commissari è una figura di garanzia, di controllo, di garanzia, ma non fanno gli imprenditori, cioè non possiamo immaginare che si nomina i commissari e loro si mettono a fare gli imprenditori, cioè l'imprenditore fa l'imprenditore e il commissario fa un altro lavoro, quindi io se poi la normativa vada rivista, vada, io ribadisco anche qui in queste vicende l'analisi da fare, come nel caso della Cantarelli, che si è perso tre anni e mezzo con tutte queste procedure, quando forse era opportuno avere permesso subito di fargli fare un concordato e vedere come andava, perché comunque oggi si può dire, nella peggiore delle ipotesi, andava a finire in questo modo, ok? Quindi chi non l'ha permesso, secondo me, si è assunto una grossa responsabilità anche rispetto a tutte quelle lavoratrici, lavoratori e tutto quello che si andrà perso. Detto questo, che mi chiedevi? Stavo chiedendo se quello che diceva prima il presidente Segheni del turismo, cioè se alla fine. Ma no, ma il turismo. Cosa deve fare Rizzo, cioè per far ripartire? Allora, io ne parlavo proprio l'altra sera, cioè io vado spesso a Milano, okay, che è una città che ora è una delle città più importanti a livello turistico, ha superato. Veramente ha fatto un balzo enorme, ma sapete grazie a chi? Tutti gli extracomunitari, cinesi eccetera, che si sono messi a gestire gli alberghi, le piccole case trasformate in alberghi, gestiscono tutti i ristoranti, tutto. Allora, se noi riteniamo che il tipo di sviluppo sia questo, va bene, io però vorrei capire cosa dobbiamo far fare agli italiani, ma anche a tutti quelli che sono qui in questo momento e sono senza lavoro, perché se pensiamo che tutti possano farsi nella propria casa il bed and breakfast, quindi ristringersi e utilizzare due o tre stanze per fare ospitare la gente, quindi diciamo fare i servi a chi viene a divertirsi, io non credo che sia un modello di sviluppo che ci porta da nessuna parte, lo vedo anzi un arretramento su posizioni di 100 anni fa. Cioè, io invece credo che dobbiamo, come sta facendo la Germania, ma come sta facendo la Francia, dobbiamo ripuntare tutto sul manifatturiero, perché noi è quello che ci ha caratterizzato, che ci ha permesso di arricchirci e non possiamo abbandonarlo. Dobbiamo, come ad esempio c'è il settore orafo che ha un bisogno estremo anche qui di un sostegno anche pubblico. Però a me mi sembra che poi io mi trovo anche spesso, anche in ambienti accademici, si dice oramai con tanto il manifatturiero non è più per noi, oramai è superato. Che fa la gente? Cioè cosa fa la gente? Purtroppo quando si parla di manufatturiero superato, no? Che sentiamo dire un po' tutti nei convegni, d'altra parte il fatto che una persona sia di là da un tavolo con un microfono non modifica il fatto che sia un deficiente che non sa di che cosa parla, perché è evidente che noi abbiamo 60 milioni di persone alle quali dobbiamo dare da mangiare, abbiamo le famiglie e occorre il manifatturiero, certo non sarà più quello degli anni 50-60, ovviamente il mondo è cambiato, questo è evidente, più rispetto per l'ambiente, per la salute, ma il manifatturiero è per noi essenziale, così come giustamente è stato detto la questione dei bed and breakfast, parliamoci con molta chiarezza. Sono un modo di sopravvivenza, non sono scelte autonome che la persona si è svegliata e ha detto faccio il bed and breakfast perché mi diverto, no, è un modo per arrotondare, fino a un po' tempo fa spesso anche al nero, aggiungiamo anche questo, ma è normale perché il nero è sempre stato, il cosiddetto nero, è sempre stato un ammortizzatore sociale, questo è la storia dell'economia, ce lo insegna, non è che lo dobbiamo dire noi. Sulla questione dei commissari non sono d'accordo, perché quando un'azienda si affida per un anno a una persona, a due persone, a tre persone, se queste persone non hanno capacità imprenditoriali, e non parlo dei casi di aretini, parlo in generale, i risultati non possono che essere quelli che possono essere. È inutile nascondercelo. Commercialisti e avvocati di solito non vanno bene. Poi va rivista tutta la normativa fallimentare, perché qui noi non siamo. La normativa fallimentare è nata quando i fallimenti erano uno ogni tanto.
Adesso noi da 10 anni abbiamo un tessuto economico che va a pezzi per scelte politiche nazionali ed internazionali. È inutile pensare di gestirle con gli strumenti ordinari. Qua la legge fallimentare che è del 1942 con un po' di modifiche. Non ci, insomma, se no non, rischiamo veramente anche di ballare fuori tempo. Ripartiamo, Piero, voglio aggiungere qualcosa? È un errore dare in mano a delle persone che magari non conoscono nemmeno di che si parla, insomma, no? Perché onestamente spesso e volentieri succede così. Però ecco, io volevo anche svoltare un attimino diciamo, il discorso per, sempre per cercare di capire perché noi abbiamo fatto e ha cercato di fare anche delle riforme che forse erano, diciamo, necessarie, però certe riforme secondo me sono andate, diciamo, forse nel verso giusto, le altre proprio secondo me non l'ho viste diciamo proprio nel verso giusto. E quindi ecco, noi spesso e volentieri ci trovavamo a essere, diciamo, aggrappati a un organismo che era importante, che, come le Camere di Commercio, appunto. E quindi ecco perché? Perché le sentivamo nostre, perché noi imprenditori sentivamo che la Camera di Commercio era quella che ci aggregava, era quella che. Ecco, invece questa riforma che è stata fatta, appunto, dove noi abbiamo capito per forza, perché io faccio parte del Consiglio Camerale, abbiamo capito per forza tutto ciò che dovevamo fare, perché non è stato semplice a dover essere. E quindi ecco, era necessario? Oppure forse c'erano tante altre cose più necessarie per difendere le nostre industrie, le nostre aziende? Io sono dell'avviso, anzi mi sarei aspettato che, partendo dal presupposto che una riforma del sistema camerale era necessaria, ma per rendere le Camere di Commercio più efficienti e più efficaci nel solito modo in tutta Italia, mi sarei aspettato in un momento di profonda crisi economica che, e di particolare, di grande trasformazione economica come quella che stiamo vivendo e che ci siamo raccontati fino adesso, un maggior potenziamento delle Camere di Commercio. E invece con la riforma è successo esattamente la situazione inversa. Le Camere di Commercio sono state profondamente depotenziate. Non soltanto con la bocciatura del referendum del 4 di dicembre, le Camere di Commercio, le prossime Camere di Commercio, perché ricordo che ancora la Camera di Commercio di Arezzo fino alla fine dell'anno probabilmente rimarrà questa, prima dell'aggregazione con Siena, cioè noi rischiamo di essere letteralmente in un paese che non c'è, perché se il referendum passava probabilmente c'era anche un disegno istituzionale totalmente diverso con l'abolizione delle province, quindi un respiro più ampio anche, quindi una giustificazione del fatto che le Camere di Commercio rappresentavano un territorio più vasto. In questo modo, onestamente, io non ne vedo assolutamente l'utilità, se non quella di allontanarsi ulteriormente dal territorio, allontanarsi ulteriormente dalle imprese, in un momento in cui al contrario le imprese hanno davvero bisogno e necessità di sostegno e di vicinanza. Dico una per tutte, di fatto a noi c'è stato fatto divieto di fare internazionalizzazione, insomma, quindi credo che sia un paradosso da tutti i punti di vista. Un paese, l'Italia, che è profondamente vocato all'export, dove le Camere di Commercio aiutavano non le grandi imprese, ma soprattutto le piccole e le medie che non avevano le strutture e non hanno le strutture necessarie per poter andare a commercializzare i loro prodotti all'estero. Ecco, noi non possiamo più accompagnarle all'estero, non possiamo più fare eventi all'estero, ma solo ci dobbiamo limitare a fare la parte propedeutica, quindi a fare formazione alle imprese, alle piccole imprese, che comunque in ogni caso, al di là della formazione, che ovviamente è assolutamente necessaria, ma poi non hanno gli strumenti e mezzi per poter. Sì, a Lice che, o ITA, quello come viene definito oggi, che in realtà non è un segreto, che non è che nel mondo delle imprese lo sanno tutti quanti, che non è che ha funzionato in maniera eccelsa. Quindi di questo sono profondamente preoccupato, non abbiamo più la promozione del territorio in senso lato e stiamo diventando sempre di più un ente pubblico che si occupa profondamente di burocrazia.
quella burocrazia buona, perché ci vuole anche quella per l'interno della democrazia economica, ma in ogni caso avevamo bisogno di uno slancio diverso, avevamo bisogno di essere maggiormente potenziati e soprattutto abbiamo bisogno di stare a contatto e in vicinanza del territorio. Territori, tra l'altro quello di Arezzo Siena, che sono economicamente anche molto diversi tra di loro come vocazione, quindi insomma non sarà neppure semplice poi armonizzare ed aggregare queste due realtà. E poi che succede a livello poi di chi si troverà al centro del, diciamo, di quella che è la governance? La governance verrà costituito ovviamente come al solito un nuovo consiglio camerale che poi sarà costituito da parte di consiglieri che arrivano dalla provincia di Arezzo, una parte che arrivano dalla provincia di Siena e ovviamente in maniera democratica legittimamente sceglieranno la nuova governance della Camera di Commercio aggregata a Arezzo Siena. E quindi insomma vedremo chi la spunterà, diciamo. Beh, così. Io credo che onestamente non è che ci guadagneremo tanto, insomma, ecco, vabbè, secondo il mio punto di vista, questo, ecco. Però ecco quello che io dico, che è quello che anche rappresento. E quindi poi vorrei sapere da Mario Landini appunto quello che è oggi il commercio, che sta soffrendo appunto sia per una serie di cose che di quelle che abbiamo detto anche prima, questo il commercio online che possiamo fare, quindi che è una grossa mazzata per dire, per quello che questi che fanno cifre enormi senza pagare le tasse o giù di lì, e quindi mentre invece noi siamo col fucile puntato tutti i giorni dietro alle spalle. E quando là ti dicono che, ma no, stai tranquillo che non aumenta niente, io lo dico anche stasera, ripeto, io metterò su un'impresa con dei piccoli distributori di vasellina nella città, perché io credo che ne avremo bisogno. E mi leggo a questa domanda, visto che sono stati diffusi proprio i dati del turismo, no? L'assessore Comanducci ha detto record credo l'anno scorso, nell'ultimo anno, e comunque numeri boom negli ultimi 3 anni. Ecco, questo voi l'avete percepito proprio a livello di affari, proprio a livello pratico dei negozi? Che ci sia un aumento. No, che ci sia un aumento di presenze turistiche. Sembra che sia così. Insomma, io lo voglio prendere come un dato positivo, evidentemente come si deve prendere. Io ho sempre un approccio abbastanza positivo alle cose. Per quanto riguarda la Camera di Commercio, io spero che lavoreremo insieme per fare bene tutti insieme. Non ci sto neanche a pensare un attimo al fatto che dovremmo fare delle guerre di territorio, ma questo sarebbe veramente il massimo della sciocchezza da fare. Noi bisognerà lavorare in una situazione che ci troviamo così com'è e che dovremo gestire al meglio da persone corrette, serie, che sono attente alle esigenze delle imprese. Com'è il commercio? Il commercio non va bene, i dati ci dicono che centinaia di negozi hanno chiuso anche nell'ultimo anno, perché se manca ricchezza nel territorio, la ricchezza non si distribuisce, di conseguenza ne consegue che si impoverisce tutta la società del territorio, perché è ovvio, no? Se si parte dalla manifattura che è in crisi, non c'è finanziamento alle imprese, non c'è possibilità di andare avanti. Io mi ricordo, ho una certa età ormai, quando è cominciato la battaglia ai piccoli negozi, non so se voi rimembrate queste cose, siete giovanetti voi, ma allora si diceva che era bello perché il grande era bello, perché veniva al supermercato, perché si faceva e si è fatto chiudere centinaia e centinaia di negozi, che sono state centinaia e centinaia di famiglie che per fortuna molte di queste hanno potuto trovare lavoro in altre attività. Ma oggi questo è ancora peggiorata la situazione, perché se anche la manifattura chiude, se il commercio si sposta online, siamo a numeri importanti, perché l'anno scorso si parlava del 5-6%, quest'anno siamo già intorno al 18-20% di movimento di commercio online, di aziende che per la speculazione di qualche Stato non pagano neppure le tasse che dovrebbero pagare,
che sarebbero poche anche se gliele facessero pagare, ma pagano neanche quelle. E quindi è chiaro che se poi alla fine tutto il peso della struttura della società va a gravare su una piccola parte della popolazione, questa piccola parte della popolazione, per quanto si possa dare da fare, alla fine soccombe. Valutiamo anche un'altra cosa. Quando sono stati aperti i supermercati, o comunque la grande distribuzione, la cosa non è stata poi particolarmente grave, perché c'era il sistema economico che cresceva, che quindi faceva da paracadute, nel senso che chi perdeva il lavoro nel piccolo negozio veniva assunto magari esattamente dal supermercato, dalle aziende, dalla pubblica amministrazione. Quindi era un cambiamento di modello economico, ma alla fine il sistema era sempre nella piena occupazione, o sostanzialmente la piena occupazione. Qui invece, da una decina di anni in particolar modo, ma da una venticinquina, il sistema economico è terremotato, diciamo dal 92 Maastricht per intendersi, Maastricht, poi abbiamo avuto delle truffe dalle italiani, quali per esempio si sono il patto di stabilità, nessuno se lo ricorda più, ma insomma c'era anche quello, per cui le pubbliche amministrazioni non potevano spendere più di tanto, che vuol dire aver chiuso, danneggiato tutto quello che era possibile danneggiare, la globalizzazione, la Cina, che non è stata anche qui. Siamo stati alluvionati di pantofolini, siamo stati alluvionati di chincaglieria, siamo stati alluvionati di lucette di Natale, tutta roba che dovevano e potevano fare le nostre aziende dando lavoro e occupazione. Siamo stati così, interi settori economici distrutti, abbandonati a loro stessi, perché siamo stati in mano a gente che non capisce niente né di politica né di economia, perché i risultati sono questi. E questi sono aspetti seri, veri e significativi e riscontrabili, perché le code agli uffici di collocamento non sono un'invenzione, sono una realtà. Davide, ti convince questa cosa dell'online come responsabile che abbiamo sentito? No. Te lo chiedo perché immaginavo cosa ne pensa. Hai già fatto un ordine mentre voi parlavate, lui ha già ordinato un noto qualche pacco. Io credo, ritengo che il nostro paese, chi ci ha amministrato, chi ci ha... Allora, sulla globalizzazione... Tanto oramai non si fa fare più nulla, non si torna né indietro né si esce dalla globalizzazione, né, non lo so, ora i dazi che vuol mettere Trump, che effetti produrranno, se li metterà, perché mi sembrano tutte annunci e nulla di più. Allora, io credo che l'online vada regolamentato, cioè è assurdo che si possa immaginare come io ho fatto stamani, ho comprato le calze in Svizzera, e arrivano e non l'azienda che me le vende non ci paga un euro di tasse in Italia. Cioè, è questo che è assurdo. Allora, e perché questo succede? Ma in altri paesi non succede. Cioè, voglio dire, ho sentito l'altro giorno la Gabbanelli, che ha fatto un servizio bellissimo. Cioè, noi siamo l'unico paese in cui è possibile avere l'auto immatricolata in un altro paese d'Europa, pagare l'assicurazione in quel paese. E quindi viaggiare a rischio della collettività, perché poi quando questi soggetti fanno un incidente deve pagare la cassa di tutte le altre assicurazioni, e quindi, cioè, voglio dire, è un paese che veramente non sa darsi delle regole, non sa farle rispettare. Abbiamo una classe politica, oramai io non so più come definirla, però incapace. Ma da quello che si vede, si intuisce, in Germania non c'è una classe dirigente come la nostra, forse nemmeno in Francia, ma neanche in Spagna. Cioè, noi siamo oramai veramente allo sbando totale, perché qui nessuno regola nulla. C'è la pausa, l'ultima pausa e poi le conclusioni. Siamo veramente alla fine, chiedo due parole a Presidente Sereni, abbiamo preparato anche, ma non facciamo in tempo a vederlo, qualche voce che avevamo raccolto a Arezzo, che è andato, diciamo, ormai agli archivi. Questo Arezzo Fiere decollerà, ecco, riuscirà a decollare come ci si attendeva? Allora, per quanto riguarda la mostra Orafa è andata più che bene, insomma, i presupposti c'erano, perché i dati che abbiamo pubblicato proprio la settimana antecedente, ricordo come Camera di Commercio siamo anche ufficio distaccato dell'Istat nel territorio,
Il settore orafo nel trimestre 2018 rispetto al 2017 non soltanto ha incrementato il suo export, ma anche, cosa che ci interessa in maniera particolare, e ha 266 occupati in più rispetto all'anno precedente, quindi insomma, e anche il numero delle aziende in crescita, che dopo anni di emorragia di numeri delle imprese nel settore orafo, questo lascia ovviamente ben sperare. Futuro di Arezzo Fiere, c'è questo progetto non semplice ovviamente da realizzare, ma sul quale la Regione Toscana dovrebbe lavorarci in prima persona, quella di un'eventuale possibile aggregazione con gli EG per andare a costituire di fatto il polo fieristico più importante e più grande sicuramente dell'Italia centrale, ma sicuramente anche dell'Italia, perché ovviamente non ci possiamo presentare da soli come città di Arezzo al mondo, a un mondo così globalizzato, anche perché in Cina non capiscono onestamente quando ci presentiamo o come Arezzo o come Vicenza o come Valenza, cioè noi siamo Italia e ovviamente dobbiamo presentarsi. No, ma oggettivamente non è pensabile, non è pensabile presentarsi al mondo territorialmente, anche se devo dire che i territori, per assurdo, se abbiamo parlato molto di globalizzazione, la specificità, la peculiarità dei territori è un valore aggiunto incredibile, perché nella uniformità totale dei prodotti che si trovano ormai ovunque, la specificità dei prodotti dei territori sono un valore aggiunto incredibile. Visto che abbiamo parlato di cinesi, è difficile avere una percentuale esatta, ma l'imprenditoria cinese nel nostro territorio a che livello è adesso? Allora, noi abbiamo in questi ultimi anni avuto un incremento dal punto di vista dell'imprenditoria cinese, in maniera particolare devo dire dopo che sono successi gli episodi spiacevoli di cronaca, che quelli a Prato. Cioè, sono spostati tutti quanti. Un po' sono aumentati i controlli nel pratese, quindi si sono spostati anche nella nostra provincia, ma la guardia da parte dell'istituzione è particolarmente alta e attenta, e quindi non c'è nella nostra provincia un numero di imprese che non lavorano correttamente. Perché non è vero? Ma no, perché non c'è mica solo i cinesi, c'è pakistani, bengalesi, abbiamo anche tutto che lavorano nel settore orafo, nell'edilizia, ma in condizioni di schiavitù. Però si fa finta di nulla. Niente. E oltretutto sentivo che grazie alle riforme Job Act a seguire è stato tolto l'attività ispettiva all'INPS, all'INAIL, praticamente non esiste più nessuno che controlla, come si lavora. Grazie a Mario Landini, presidente Confesercenti, grazie a Roberto Maguffi, a Andrea Seghini, grazie a Piero Franchini, a Piero e Davide. Il cane e il gatto. Ma chi è il cane? Io sono il cane, ma si vede. Anche perché sono più fino. Sai, il gatto è più... In realtà c'è da capire chi è la volpe. Noi grazie a tutti. Buona serata.